Ilaria Pietra Calvina è andata nella sezione femminile del carcere romano di Rebibbia per un pranzo di Natale assolutamente speciale, guardate. Oggi arriva un grande chef, una grande festa qui a Rebibbia nel reparto femminile. Per noi è una soddisfazione. Volontarie. Volontarie. Che giornata? Il volontariato bisogna sentirlo nel cuore. A Natale si esprime un desiderio che ha a che fare con la parola dell'attesa. Qual è il suo desiderio? Di andare a casa con i miei figli, vicino alla mia famiglia. Per me attendere è una parola molto importante, perché attendere vuol dire la libertà. Sbaglio, qual è stato? Se posso chiedere. Rapina. Attendere, avere pazienza, aspettare che comunque arriverà il tuo giorno, aspettare il giorno del colloquio, che quella è quella che ci fa vivere, no? Francesco Apreda, grande chef. Grazie, un pranzo speciale. C'è un'aria particolare, perché poi alla fine il Natale lo festeggiamo tutti quanti, no? È bene pure che loro ci abbiano una giornata particolare, una giornata da ricordare. Il Natale è qui oggi. Bello. È l'attesa di un Natale che porta speranza. Speranza, non sono soli. Ne faccio 11 anni e mezzo. Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito, un pranzo in carcere. È bello che lo facciamo insieme con chef stellati che entrano in carcere con le loro brigate e poi 600 volontari in 12 carceri d'Italia, giornalisti, attori. Vogliamo riassaporare il gusto della fraternità e della solidarietà. Questo è il primo pranzo di Natale. Il secondo e l'ultimo. Oggi la tua attesa qual è? È uscire da qua. Il più presto possibile tornare a mio figlio, sì. Bino di quanti anni? Due anni e due mesi. In questo caso è appunto bellissimo. Prendersi cura, no, di chi ha sbagliato restituisce tanta speranza. Anche qui vi fa pensare a un'altra poetessa, ad Emily Dickinson. Scusami se vi viene da citare questi poeti, però sono veramente delle storie meravigliose. C'è tanta poesia in queste. C'è tantissima poesia, la poesia, la speranza, e in questo caso c'è veramente proprio il riscatto. C'è il riscatto, vero? Perché nessuno, noi non siamo nessuno qui oggi per giudicare e dover giudicare gli altri, ma dare questo senso di grande speranza, perché il Natale è questo, è la speranza, è fiducia, e queste donne oggi ci hanno dato veramente una carezza sul cuore. E il carcere deve essere assolutamente riabilitazione, esatto. Quindi a tutte le persone che noi abbiamo raccontato, di rieducazione. Tanti auguri.